Questa è la storia triste ma anche molto interessante di come ho perso la Ace Pro nel fiume e come l'ho cercata. Quali tecnologie ho utilizzato e soprattutto l'ho trovata o non l'ho trovata. Questo lo vedremo alla fine di questo video. Ok, oggi l'acqua è un po' più calma, infatti riusciamo a stare almeno in una eh, posizione. Eh, per fortuna il drone aveva registrato la sua posizione del tuffo, quindi abbiamo le coordinate GPS, siamo qua sopra esattamente, ma probabilmente è stato trascinato anche dalla, eh, dalla corrente. Ieri l'acqua era molto torbida, oggi un po' più eh, chiara. Non si vede il fondale, però eh, molto probabilmente riusciremo col drone a vederlo, spero almeno. Bene, questo è il drone di cui sto parlando, è un drone subacqueo con telecamera e anche luci e non solo, è possibile anche montare questa questa pallina qui, è un sonar, eh, trova pesci, ha anche una luce eh, che attira i pesci che non ci interessano in questo momento però essendo un sonar riesce a rilevare il fondale se è sabbioso quindi eh, morbido ci sono tante alghe o altro quindi riflette eh, poco il suono eh, e lo espande o eh, se è molto duro se è molto duro eh, vedremo altri colori esattamente come il palette delle, delle telecamere termiche può funzionare da solo e può funzionare anche messo qui sotto eh, al drone in prima battuta andremo a utilizzare il sonar da solo così risparmiamo energia poi lo monteremo sul drone e continueremo la ricerca ok adesso Jacopo sta immergendo il sonar questo è quello che si vede al sonar questo senza zoom questo è il fondale queste sono le superfici dure tutto quello che è rosso giallo e superficie un po' più morbida da qui partono le onde del sonar eh, si riflettono sulla sulla superficie, questi probabilmente, vedi, questi sono, dovrebbero essere dei pesci che non ci interessano. E qua ci sono un po' di superfici dure, ma non è tantissimo. Qui ci siamo passati sopra, potrebbe esserci qualcosa. Questo per zoomare. Qua abbiamo 6,4 metri di eh, profondità che corrisponde a questo livello qua. Eh, il sonar ti dà anche la temperatura dell'acqua. Puoi gestire la sensibilità. E niente qua, non c'è nulla. Allora, qui eh, c'è un, una salita, però non è una superficie dura, quindi non può essere il drone questo. Eh, deve essere rosso il drone perché riflette tanto con la batteria eccetera eccetera con tutto quello che c'ha sopra qua abbiamo un fondale meno profondo dovrebbe essere caduto qua il drone in questa zona qui giusto Jacopo o sì. un po' più indietro eh. si sì, è giusto è qua si sì, è in questa zona questo è un pesce ed è un pesce grosso non sarà un siluro Ah, ecco, guarda, guarda qua. Potrebbe essere benissimo questo. Adesso siamo tornati al punto dove è caduto il drone, ci trasportiamo dalla corrente e vediamo cosa c'è sotto tramite il sonar. Eccolo, eccolo che siamo sopra, siamo okay. sopra. Siamo, okay, sopra. Okay. siamo sopra, però ci siamo spostati ancora, vai sì. in avanti. Eravamo sopra e qua il problema è che, comunque, anche se lo vediamo, come fai a recuperarlo? <ride> ci vorrebbe una corda da legare, no, ci vorrebbe qualcuno che scende giù a prendere. Eh no, io col cacchio vado giù, <ride> col cacchio vado giù nella, in un fiume. Prima di tutto, perché me la sono rischiata così tanto andando a 90 km all'ora ha un pelo eh, sopra l'acqua del fiume, ecco perché la qualità della Insta360 Ace Pro 2 mi è piaciuta tantissimo, sono tante anche cose che non riguardano la qualità ma soprattutto l'utilizzo che vedremo nel prossimo video recensione completa della Ace Pro 2, eh, ma eh, ti dico, ti elenco solamente alcune cose che mi sono piaciute tantissimo rispetto alla Ace Pro originale ma anche rispetto ad altre telecamere che ci sono nel mercato. La prima cosa che hanno aggiustato finalmente, secondo me, eh, la distanza minima di eh, messa a fuoco di cui ho parlato nella recensione della Ace Pro. Infatti la eh, distanza minima di messa a fuoco è molto più vicina, quindi riesce a filmare anche qualcosa eh, di vicino con la telecamera, a leggere un manuale di istruzioni, magari mettere la telecamera eh, qui sopra sul collo per far vedere, non so, un radiocomando mentre stai... Eh, facendo un tutorial, cosa eh, che interessa a me, ma interessa anche ad altre persone che mettono la telecamera sopra la testa e fanno vedere quello che stanno facendo, che sia un, un modo professionale ma anche dilettante di utilità, eh, lo trovo molto utile. La qualità audio è, è migliorata rispetto. A prima sembra un Lavalier eh, se ce l'hai a un metro di distanza ed è una cosa di non poco conto, sicuramente, ma c'è una cosa di cui ho parlato in un video che se non sei andato a vedere ti consiglio di andare a vedere, che è molto interessante. Che riguarda le opzioni di collegamento eh, audio. Alle Insta 360 in generale, dove abbiamo parlato, abbiamo detto che tutte le Insta 360 hanno la possibilità di collegare degli auricolari Bluetooth, collegarli alla telecamera, utilizzare il microfono dell'auricolare, anche se costa non so, 30 euro, riesce a utilizzarlo eh, per parlare con la telecamera a distanza, a registrare l'audio direttamente sulla telecamera, quindi hai un microfono wireless a uh, basso costo. D'altra parte abbiamo visto anche che non ha eh, la possibilità di regolare il guadagno eh, via Bluetooth, perché c'è anche la possibilità di utilizzare un microfono di eh, alto, diciamo, alta qualità come quello della DJI che si può collegare eh, ai telefoni, ma anche alle Insta360, tutte eh, via Bluetooth e quindi utilizzarlo come microfono, però non c'è la possibilità di regolare il guadagno eh, d'entrata alla telecamera. Questa cosa è stata cambiata con la Ace Pro 2, eh, quindi con qualsiasi auricolare Bluetooth, con qualsiasi microfono Bluetooth, puoi regolare e guadagnare direttamente dalla telecamera, che è una cosa fantastica ed è unica del suo genere, nessun'altra telecamera ha questa possibilità, tra l'altro. Un'altra cosa di cui ho parlato è anche, cosa succede quando ti allontani tantissimo, perdi il segnale Bluetooth e torni alla telecamera? Ci potrebbe essere un desync, hanno aggiunto un time code alla eh, Ace Pro 2, quindi non hai eh, questa possibilità, se hai un microfono che ha anche un time code, puoi farli combaciare, quindi eh, che si perda il segnale per eh, interferenze o perché se sei molto, molto, molto lontano, magari. Eh, anche un chilometro lontano, non importa perché c'è il time code che registra su tutte e due, e poi sempre sincronizzare. Questo al di là del fatto che hai fatto una registrazione, due registrazioni, tre o quattro. Magari eh, la telecamera è spenta, eh, l'accende la un tuo amico qua e tu sei a New York, accendi il eh, tuo microfono, poi li sincronizzi insieme e si sincronizzano. Questa è una cosa fantastica. Ci sono tante altre cose, per esempio la modalità. Eh, dash cam della Ace Pro 2 molto molto interessante. Non ci sono assolutamente, sicuramente delle telecamere eh, dash cam che hanno qualità del genere eh, che si possono ottenere. Quindi, metti la telecamera in macchina e continua a registrare in lupi in qualità incredibile. Molto facile l'attacco, lo stacco. Beh, non è una novità, questa, però eh, comunque molto facile in modalità. Eh, auto insomma ci sono tantissime cose di cui parleremo nella recensione completa ma eh, ripeto il motivo per cui me la sono rischiata è eh, voler eh, far vedere la qualità eh, di registrazione di questa telecamera e quindi dovevo andare molto molto veloce per vederla anche me stesso anche perché ci sono delle cose molto interessanti eh, proprio nella qualità nell'algoritmo che utilizzano per la registrazione che è differente dalle telecamere standard perché utilizzano la tecnologia AI per regolare l'algoritmo eh, di registrazione quali eh, bit li, li eh, reputa eh, importanti da registrare quali da eh, comprimere eccetera eccetera ho notato che questa telecamera non questa quella che ho perso funziona meglio senza filtri che è una cosa molto insolita è una cosa di solito metti i filtri per avere un effetto di velocità, un effetto molto simile a quello eh, dell'occhio umano, eh, infatti imposti eh, tutto manualmente eh, con la velocità dell'otturatore il doppio della velocità degli FPS, tra l'altro puoi anche rallentare tantissimo. Quella Ace Pro tenendo delle immagini fantastiche al rallentatore, questo, queste immagini sono pre-schianto in acqua e con il filtro però quindi ho voluto togliere il filtro perché ho scoperto che la qualità è migliore anche senza filtro ripeto questa è una cosa insolita ma se hai una qualità superiore senza filtro perché no non tanto per i 50 60 euro del costo dei filtri quanto per le impostazioni eh, manuali che non sempre riesci a eh, impostarli correttamente detto questo eh, quindi mentre stavo andando a 92 km all'ora qui eh, mi stavo divertendo tantissimo non mi sono accorto che eh, c'erano delle cose all'interno del fiume che facevano una go un gobbino che non si vedeva molto bene eh, che sono andato a colpire a 92 km all'ora ed è sprofondato immediatamente eh, sotto con eh, una velocità molto alta di corrente del fiume, che non solo sicuramente avrà trascinato per qualche metro, se non di più, il quadricottero, perché pesa circa 4,5 kg. È un drone, il Chimera 7, praticamente, eh, con una batteria che pesa da sola 600 grammi. Che tra l'altro, ci tengo tantissimo a questa batteria perché è una molto, molto buona che utilizzo per l'elicottero, insomma. Ho perso il Chimera, ho perso anche la eh, Insta360 Ace Pro 2. Con tutte le micro SD, con la DJI eh, O3 con le mie antenne preferite, tutto, tutto praticamente perso nel fiume. Sono tornato a casa al volo. Ho riflettuto, ho pensato al, alle strumenti che potrebbero servirmi per. Cercarlo, ho preso una barca, un gommone, l'abbiamo sbattuto in macchina, l'abbiamo portato al fiume, gonfiato, ho messo dentro un po' di corde, un po' di uncini, un po' di ganci, eccetera, eccetera. Siamo andati dentro e non ci siamo riusciti, non siamo riusciti a vedere eh, perché era molto profondo. Eh, poi abbiamo scoperto che era a circa 7 metri di profondità, con un'acqua molto corrente molto forte, quindi. Eh, tutta eh, l'acqua era torbida non si poteva vedere nulla perciò siamo tornati a casa ancora un'altra volta e abbiamo preso un drone subacqueo questo drone subacqueo può andare addirittura a 100 metri di profondità non solo ha anche un sonar che ho pensato solo dopo di eh, utilizzarlo il sonar si può montare direttamente sopra ma si può anche utilizzare a parte non solo abbiamo pensato eventualmente in caso di ritrovamento eh, possiamo utilizzare anche questo peso che arriva con il power vision power ray che si utilizza di solito per lanciare un amo o lanciare un'esca o lanciare anche eh, del mangime per i pesci eh, che eh, ha questo magnete lo attacchi qua schiacci il bottone si smagnetizza questa parte e te lo lancia dentro per agganciare una corda, l'uncino e tirare fuori il quadricottero con la Ace Pro 2. Purtroppo sì, le luci sono molto potenti, ma la torbidità dell'acqua eh, fa lo stesso effetto che fanno gli abbaglianti eh, se vengono utilizzati durante la nebbia. Ti torna tutto indietro, non vedi più nulla, eh, non solo. Il fiume non è come eh, un eh, lago o nel mare, c'è cioè una corrente molto forte che non è assolutamente un problema per questo drone, anzi eh, lui nuota e riesce anche ad andare molto più veloce della nostra barca senza problemi. Il problema è che eh, non può fermarsi. Se non può fermarsi, la telecamera non riesce a vedere giù e eh, se deve affacciarsi in questo modo non si riesce a eh, contrastare la corrente o va indietro se no va giù eh, contro la terra perciò non siamo riusciti a trovarlo purtroppo abbiamo utilizzato anche il sonar molto probabilmente abbiamo localizzato anche eh, la posizione esatta del drone col sonar ma anche se eh, volessimo tirarlo fuori purtroppo non si può tirare fuori non so se è valsa la pena mi sono divertito tantissimo anche a imparare come funziona il sonar certamente ormai dal punto di vista economico non vale la pena tirarli fuori dal fiume però alcune cose hanno un lato affettivo quindi è molto difficile perdere qualcosa e non riuscire a recuperarlo noi abbiamo tentato il possibile magari qualcosa non ci è venuto in mente se ti viene in mente qualcosa proponi giù nello spazio commenti e cercheremo di farlo nel prossimo video ciao alla prossima